sul 70 bambini frequentanti, soltanto 2 bambini erano vaccinati. La scuola elementare d'Avoli, a pochi passi dall'accampamento di Scordovillo, il più grande campo rom del sud Italia, ha 2 primati. È frequentata al 100% da bambini di etnia rom e allo stesso tempo ha una percentuale bassissima, irrisoria, di alunni vaccinati. Ecco perché l'associazione Donne Futuro ha organizzato un incontro tra le mamme e il responsabile delle strutture vaccinali dell'ASP di Catanzaro, mettendo in pratica il detto: se Maometto non va alla montagna, la montagna va da Maometto. In modo da togliere i dubbi che sono presenti nei genitori. La campagna Novax tramite la televisione è arrivata anche tra i rom che senza un'adeguata rete di informazione hanno preferito non vaccinare i loro piccoli. Cerchiamo di portare queste vaccinazioni fuori dal nostro ambiente lavorativo, di portarli se possibile nel loro ambiente, perché è importante vaccinare tutte le fasce d'età e tutte le categorie e i bambini che appartengono a queste fasce di età. Ma non si tratta di qualcosa di pericoloso solo per la salute. Se i bambini di etnia rom non verranno vaccinati, rischieranno anche altro. Come prevede la norma, se non si regolarizzano per quanto riguarda le vaccinazioni, noi dirigenti scolastici siamo obbligati per legge ad allontanarli proprio dalla scuola. Tiziana Bagnato per la CNews 24.